sa della praticità di Liborio, ormai un esperto di risotti. D'altronde i suoi video lo confermano, anche i miei chili, Ah, non direi, ti vedo molto in forma. Ultimamente che vuoi, qualche, diciamo che un po' di bicicletta. Salutiamo Piggio, perché Piggio dice che 40 km in bicicletta sono pochi. Salutiamo anche l'amica Clo e tutti coloro che passano ogni tanto a vedere i nostri video. Ricordiamoci i nostri amici commentatori che arricchiscono e impreziosiscono. Brinderemo alla loro salute. Brinderemo sicuramente alla loro salute. E qualche con volta... del buon Nebbiolo d'Alba. Esatto, abbiamo stappato una bottiglia di Nebbiolo d'Alba, un vino di tutto rispetto, che oggettivamente è così. Si abbina bene a questo piatto che andremo a fare. Decisamente. Un risotto a radicchio con gorgonzola. Bisogna sfatare un mito, bisogna dire che il risotto non è un piatto che per prepararlo occorre parecchio tempo, perché un risotto si riesce a preparare nel giro di massimo 20 minuti risotto a tavola. Perché molti preferiscono i piatti pronti, come sappiamo i piatti pronti più volte abbiamo scritto che sono dei piatti, sono dei prodotti alimentari che produce chiaramente la grande industria e di conseguenza strapieni, infarciti di additivi chimici, e gli additivi chimici non sono sicuramente salutari per la salute. Dunque un attimo di, come dire, un po' di sforzo in più, però preparare sempre consigliamo di preparare un piatto fresco, preparato con tutti gli ingredienti chiaramente genuini, che come si dice la salute viene mangiando, per cui mettiamo proprio dai nostri piatti che arrivano a tavola. Facciamo una domandina a Liborio, tanto che porta a cottura il nostro risotto. Ma da buon siciliano, preferisci i risotti di terra o i risotti di mare? Ma guarda, da buon siciliano ti direi così, subito, di primo articolo, che preferisco quelli di mare. Direi che quelli di mare sono una cosa di gusto. Quello con i tranci di tonno che ci siamo fatti l'altra volta. Bisognerebbe comunque devo dirti che quelli risotti con ingredienti di montagna, formaggi d'arpeggio, così. Devo dire che mi piacciono tantissimo, ho iniziato ad apprezzarli via via fino a farli stabilmente. Io non vedo poi i risotti preferiti, quasi preferiti, anche perché nella preparazione sono un po' più chiedono meno tempo rispetto a un risotto e tutti di mare. Certo, è più rapido. Non per lavoro, in genere, quando devo preparare qualcosa di veloce, preparo sempre con un formaggio. È un buon formaggio, d'altronde si fa un piatto strepitoso. Infatti garantisce un gusto straordinario. Ma qual è il formaggio che ti ha sorpreso maggiormente nel risotto? Ma guarda, devo dire che è quello che mi ha sorpreso particolarmente. Dici poco, cavolo. Ma anche la puntina non mi aspettavo, invece che non picchiato, mi aspettavo che riuscisse a garantire un gusto così particolare, così ricco di sapore, perché riporta nel risotto tutti quelli che sono i profumi della montagna, delle erbe di montagna, certo, in cui si cibano le vacche. Dobbiamo provare anche una variante con del risotto a radicchio invece che col gorgonzola, col marcaglio d'arpeggio. Dicono che sia strepitoso. Anche il bagosto non era. Però poi quello che abbiamo assaggiato alla fiera il primo luglio, il secondo raduno dei sovversivi del tutto. Sì.
anche a Lorenzo.